Non esiste un'identità. Una intensa attività artistico-culturale che ha avuto come epicentro il lungomare e il programma che Napoli ha dedicato alla giornata mondiale del rifugiato, che ha visto la comunità migrante, insieme con i cittadini, scendere in piazza per ricordare sfide come la riforma della legge sull'immigrazione e la possibilità di accedere a corsi di formazione e godere di forme di sostegno al reddito. Il Comune di Napoli ha già provveduto al riconoscimento della cittadinanza onoraria ai bambini figli di immigrati che nascono in città e l'anno scorso è stato tra i primi firmatari di un appello nazionale per un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai profughi. Gli enti locali ultimi, in questo caso il Comune, in realtà vengono lasciati un po' soli. E da un lato l'Unione Europea e in particolare il Parlamento Europeo sono molto sensibili nei confronti dei diritti umani e dei diritti civili, dall'altro non riusciamo a garantire invece non solo il fatto di accogliere queste persone in modo adeguato, ma poi di garantirgli dei servizi e dei diritti, che noi vorremmo avere le risorse necessarie per poter procedere all'integrazione delle persone in una città come Napoli, che ha sempre dimostrato essere città accogliente, solidale e che interpreta a tutto tondo l'articolo 3 della Costituzione. Proiezioni, dibattiti, performance di teatro, musica, canti, danze, poesia, pittura e laboratori. Tutto all'insegna dell'incontro e del dialogo, del confronto e dello scambio di informazioni, con reportage e testimonianze dal vivo per rendere il lungomare una piccola finestra sul mondo.